Ed eccoci alla seconda parte di Amaranto World, sempre in compagnia del direttore generale dell'Arezzo, Ermanno Pieroni, per parlare di campagna acquisti. Stavolta proprio di campagna acquisti, in questo secondo spazio vorremmo diciamo, descrivere ogni singola operazione in entrata, per far conoscere al pubblico, agli sportivi Amaranto, i singoli calciatori che sono arrivati e forse anche le circostanze che hanno portato a questi arrivi. Diciamo, partiamo da Remedy, che è il primo acquisto fatto durante la campagna. Sì, Remedy è un calciatore che abbiamo avuto la fortuna per certi versi che si è liberato in tempi brevi dalla propria scienza, ha ottenuto lo svincolo. Calciatore che su indicazione anche dal canto abbiamo chiuso in brevissimo tempo e che sta facendo bene. È uno dei calciatori le cui caratteristiche vengono a completare il nostro centrocampo. Indubbiamente. Passiamo a Rolando. Rolando che viene dalla Serie D l'anno scorso, quest'anno No, viene dalla Lega Pro, la Lega Pro dov'è? perché il Gozzano, ma No, io parlo di quest'anno. quest'anno, Ah, vabbè, se quest'anno. andiamo a vedere indietro No, ma ce ne sono. ha avuto dei successi, voglio dire, è stato bravo Ha fatto 7 gol, anche se ne ha fatti 5 su Benissimo. rigore. Premesso questo Questo vuol comunque. dire che abbiamo trovato un rigorista sicuro e Cutolo un po', insomma. No, beh, questo non sta a me dire. Dico che è un calciatore che ha determinate caratteristiche, che può essere utilizzato in vari, diciamo, ruoli offensivi, può essere una seconda punta, può essere un trequartista, quindi credo che se l'abbiamo preso anche d'accordo con il mister è perché chiaramente le caratteristiche di questo ragazzo ci interessavano e molto. Diceva il mister che somiglia un po' a Cutolo con 10 anni di meno. Bene, perché se rappresentasse almeno una gamba di Cutolo significa che abbiamo un altro piccolo campione in casa. Chiaro, chiarissimo. Da Rolando andiamo agli ultimi due acquisti. Parliamo prima di Butic, che è un centravanti di qualità, che ha dimostrato le sue qualità nella primavera del Torino. È andato però in prestito a inizio stagione, nonostante che l'Arezzo l'avesse anche cercato, dice il mister, quindi suppongo sia vero. È andato in prestito alla Ternana, laddove sostanzialmente non ha trovato grande spazio. Allora, intanto In Serie B, naturalmente. Butic era il profilo ideale che già dall'estate il mister aveva indicato. Quindi all'epoca non siamo riusciti, lo abbiamo chiesto. Poi la Ternana era in odore di eventuale ripescaggio in Serie D, è normale che il ragazzo abbia scelto di andare a Terni, ma il Torino si è ricordato, soprattutto il mio amico Petrachi, che chiaramente l'Arezzo credeva, ma soprattutto dal canto, perché lo ha conosciuto, lo ha visionato, gli ha fatto sempre gol. Quindi voglio dire, è un ragazzo che come fisicità, come ruolo in questa squadra probabilmente mancava. Quindi averlo preso, anche se anche qui non vi dico con quale difficoltà, con quanti concorrenti alle 2 di notte sono riuscito a convincere il suo procuratore, dopo che chiaramente devo dire con grande onestà che Gianluca Petrachi, che qui conoscono ad Arezzo perché lo mandai io tanti anni fa a giocare qua perché era con me a Taranto, lo segnalai all'epoca a Giuliano Sili e fece molto bene. Quindi lui anche a questa piazza è rimasto affezionato dai tempi che venne qua anche Antonio Conte, quindi ci ha dato una mano, nel senso che ci ha privilegiati nello spingere anche il calciatore a venire ad Arezzo. E quindi secondo me questo è un ragazzo che potrà veramente fare bene, ma che ha anche una prospettiva importante a mio avviso. Mi auguro che cominci già da Arezzo. Là non veniva utilizzato perché c'era avvantaggiato, perché c'era un allenatore, probabilmente non lo vedeva, però io ritengo che questo è un calciatore veramente che è destinato a una carriera importante. Non solo il direttore, ma anche l'allenatore dell'Arezzo dal canto lo conosceva molto bene per averci giocato appunto, per averlo avuto contro diverse volte. Ma veniamo all'ultimo elemento, che se fosse semplicemente un calciatore semplice potrebbe sembrare un'operazione secondaria. In realtà lo scambio Varutti con Sereni. Sereni
con Sereni porta allo spogliatoio qualcosa di veramente importante e anche al campo dà comunque un giocatore di esperienza che darà sicuramente tutto per la propria squadra di cui è tifoso da curva, diciamo così. Direi che una parte di curva Minghelli anche qui dopo Pelagatti si è trasferito in campo. Ecco, io ti vorrei solo ricordare che questo ragazzo che ho avuto nella primavera ai tempi della Serie B, va bene, c'era lui, c'era Burzigotti, a parte vabbè non cito gli altri. Lui si distingueva particolarmente per fare tutta la fascia bene, sinistra. Lo conosco bene. E c'era, ripeto, c'era Burzigotti, quindi voglio dire, quindi sono tre ragazzi che io conosco troppo bene, mi fa piacere che anche la città l'abbia accolto, la tifoseria, ecco, questo mi ha fatto veramente molto molto piacere, perché è un ragazzo che si mette a disposizione, un ragazzo che è un generoso, un ragazzo che ci tiene molto alla maglia, sicuramente è venuto qua per dare una mano, quindi mi fa piacere che da questo punto di vista, ecco, questo si possa realizzare. E allora forza ragazzi, abbiamo ora una rosa completa, diceva dal canto e diceva anche lo stesso direttore Pieroni, 100% degli obiettivi raggiunti, non vi potete più nascondere. Ma da che cosa ci dobbiamo nascondere da niente? Mi auguro che continui la squadra a fare quello che ha fatto fino ad oggi, se non vado errato, non so, mi sbaglio, mi pare che è prima in classifica l'Arezzo, quindi no, è potenzialmente prima in classifica, non c'è da scherzare su queste cose, cioè se sono stati raggiunti determinati risultati è perché l'ambiente qui va fatto i complimenti anche alla città, alla tifoseria, non ha mai fatto tante pressioni, quindi questi ragazzi possono qualche volta aver fatto magari qualche errore, però qua gli errori li dimenticano una squadra giovane e qui si può crescere bene, quindi da questo punto di vista non mettiamo pressioni, perché quello magari è il momento che andremo in difficoltà, lasciamoli giocare al calcio e bene come sta facendo l'Arezzo. Ultimissima considerazione, poi dobbiamo chiudere, è la società che ha rinunciato a dei soldi per Buglio e per Basit. Bravo, ecco, io mi stavo dimenticando forse la cosa più importante. Qui tutti parliamo, pontifichiamo, però io sono rimasto anche sorpreso, in positivo, non lo nascondo, della naturalezza con la quale Giorgio Lacava, il nostro presidente, ha rinunciato a un bel pacco di soldi per la cessione di Buglio al Brescia. E io qui lo voglio ribadire, tanti tanti soldi. Certo che c'era un qualcosa in noi tutti, che per certi versi c'era un rammarico, come c'era l'allenatore, c'era in me quello di perdere un calciatore con determinate caratteristiche, però di fronte chiaramente a un investimento importante che sarebbe andato a favore della società, Giorgio Lacava non ha avuto il minimo tentennamento, l'ha tolto dal mercato, no? Perché doveva, se c'era questa operazione di mercato, doveva essere ceduto. E invece per Basit? Da subito, precisiamo, da subito. Mentre per Basit invece c'era già la possibilità, e questi erano gli accordi con il Genoa, che rimanesse ad Arezzo, non ci siamo messi d'accordo sulla cifra, perché secondo noi la cifra del calciatore è più importante rispetto a quella che era la cifra che offriva il Genoa. Non c'erano da questo punto di vista grandi esigenze, e anche in questo caso il presidente Lacava ha fatto un ragionamento da imprenditore, perché ritengo che questo giocatore, essendo 99, se oggi vale una cifra, fra 2-3 mesi varrà anche di più, quindi su questo non ha avuto il minimo tentennamento. Grazie a Ermanno Pieroni per la sua disponibilità, noi ci vediamo dopo la pubblicità.